Non merito questo. Non merito di essere umiliata ogni volta. Non ho fatto niente di male. Il cancello verde della sontuosa villa di Gina Lollobrigida ieri pomeriggio si è aperto per l'ultima volta. Scorrono i titoli di coda sull'inventario dei beni dell'attrice. Il tesoro di Gina Lollobrigida. Si parla di circa 4 milioni di euro custodito in una società a Panama. La caccia al tesoro della diva invece continua e ci porta fino a Panama, dove secondo l'Espresso nel 2014 sarebbe stata creata una società offshore. La beneficiaria sarebbe proprio lei, Luigia Gina Lollobrigida. E proprio in quell'esotico paradiso fiscale del Centro America potrebbero essere custoditi quasi 4 milioni di euro che secondo i legali del figlio Milko e di Rigau sarebbero misteriosamente scomparsi. Stiamo verificando eventuali ulteriori partecipazioni presenti all'estero della signora. Ecco, ieri l'ultimo atto dell'inventario dei beni Gina Lollobrigida nella villa dell'Appia Antica, quella villa che tu, Francesco, non ci si sente? Aspetta un attimo, quella villa... No, perché si sentono le voci dall'esterno, grazie. Ok, ritorniamo in studio. E quella stessa villa, Francesco, che tu hai visto più volte, perché Gina l'hai frequentata insieme anche ad Andrea Piazzolla e al manager Alessandro Locascio. Francesco Fredella, sei collegato? A te. Quella villa, la conosco benissimo perché insomma, ho trascorso negli ultimi 10 anni tantissimi momenti insieme a Gina, insieme a Locascio che non c'è più e ad Andrea Piazzolla che è sempre stato presente nella vita di Gina e che posso raccontare per quella che è la mia esperienza, non ha mai vietato a nessuno, no? L'ingresso in quella villa, almeno per quanto mi riguarda, tantissimi amici di Gina, Aragozzini, insomma tantissimi anche personaggi dello spettacolo hanno frequentato quella villa. Adesso questa inchiesta dell'Espresso apre una nuova pagina, anche io sono rimasto un po' così senza parole perché se davvero esiste un tesoro estero, no, in questo paradiso fiscale, beh, i beneficiari a questo punto sarebbero gli eredi, quindi il figlio di Gina e Andrea Piazzolla. Chi l'ha fatta sta società? Bisogna vedere chi l'ha... Sì, però la beneficiaria era lei, almeno da quello che è emerso, no, dalle carte. Bisogna vedere se effettivamente ci sono ancora soldi in questa società, se i soldi sono spariti, questo non lo sappiamo, lo capiremo nei prossimi giorni, sicuramente il notaio riuscirà a fare diciamo un appendice dell'inventario per capire davvero se c'è questa società, se esiste realmente e se i soldi ci sono ancora. E allora vediamo che cosa è successo ieri e questi beni dove sono finiti. Giovanna Savini. L'inventario dei beni di Gina Lollobrigida è l'ultimo atto di un lavoro lungo e articolato. Buongiorno, è arrivato di nuovo il fabbro. Oggi cosa dovrà aprire? Una porta. Soltanto una porta che è rimasta chiusa a chiave, quindi? È un box. Dopo il fabbro arrivano gli avvocati degli eredi e il notaio, pronti ad aprire le ultime due porte sigillate. C'è una gipsoteca, ossia una sala dei gessi, e poi c'è il garage che non siamo riusciti ancora a verificare e poi ci sono degli altri beni ancora da inventariare. Immancabile la presenza del fido custode della villa. Carlo, oggi finisce questo inventario finalmente? Forse sì, veramente non lo so, quello deve chiedere al notaio. Senta, le posso chiedere, ma finito l'inventario, chi potrà entrare all'interno di questa casa da domani in poi? Non lo so, veramente non lo so, quello sì non lo so. Lei ha sentito Milko e Andrea Piazzolla in questi giorni? No, non l'ho sentito. Non sono mai venuti nella villa? No, sono vietati tutti e due. Passano 2 ore. Ancora non abbiamo concluso, abbiamo rinvenuto alcuni locali, abbiamo aperto alcuni locali che non avevamo ancora aperto, dove dentro ci sono ad esempio tante fotografie, stiamo procedendo, ma ci sono ancora dei tappeti da inventariare. No, adesso pian piano stiamo anche ricostruendo la situazione delle partecipazioni estere, siamo riusciti a capire sulle partecipazioni di Monaco qual è la situazione, adesso stiamo verificando eventuali ulteriori partecipazioni presenti all'estero della signora.
Giovanna, adesso siamo in diretta con te dalla villa nell'Appia Antica. Bocciolini, qua sempre di circonvenzione di incapace si parla, sì, nel processo. I processi sono sempre, esatto, circonvenzione di incapace, perché si sarebbero sostanzialmente stata costretta a compiere atti contrari alla sua volontà, questo è il capo. Secondo l'accusa. Secondo l'accusa, certo, ancora non c'è, ricordiamo, non c'è una sentenza neanche di primo grado, quindi appunto, diciamo, approfittandosi di quello che era non, e quello ritorniamo a prima, un'incapacità reale, formale, di intendere o di volere, ma una suggestionabilità, una fragilità, soprattutto dovuta all'età di Gina Lollobrigida. Io ritengo sia molto complicato, trovavo un ottimismo e probabilmente ho sentito ieri quello che dicevano i colleghi, sarà molto complicato trovare, cioè so che anche i magistrati italiani stanno cercando di arrivare a quelli che sono le movimentazioni che da Monaco e da Monte Carlo sono poi partite probabilmente appunto a Panama. Partecipazioni si diceva sì, ma la beneficiaria era Gina Lollobrigida. Bisogna capire poi se c'è stato, se ci sono stati, cosa che presumo sia stato, dei passaggi successivi che hanno reso sostanzialmente anche difficile, cioè perché si fa un conto a Panama? È proprio per far sparire, per evitare che tutti quei conti vengano e quei soldi che passano su quei conti, quelle partecipazioni, siano tracciate e quindi rientrino formalmente in quello che è il patrimonio. Cos'è l'inventario? È la fotografia attuale di quello che è il patrimonio dell'asse ereditario, che al momento è diviso tra due soggetti, il figlio e appunto Andrea Piazzolla. Bisogna capire se saranno così bravi da riuscire ad arrivare a, diciamo, a battere quel muro per cui si fanno proprio quei conti lì, sostanzialmente per delle ragioni anche di agevolazioni fiscali, per arrivare a far rientrare quei soldi, che immagino ci siano, dentro, all'interno del patrimonio allora, ereditario. Giovanna, sei in diretta, a te. Sì, buongiorno Eleonora, l'avete sentito nel servizio, l'inventario in realtà non si è ancora concluso, sarà necessario accedere un'altra volta, forse l'ultima a questo punto, all'interno della villa, martedì prossimo alle 10, perché? Perché appunto ci sono tantissime cose ancora da catalogare, da fotografare, è stato aperto il box, pensavano che ci fosse qualcosa anche di importante, di valore, in realtà c'erano soltanto dei giocattoli di plastica, si immagina che siano appunto della figlia di Andrea Piazzolla, che abitava qui fino a pochi giorni prima della scomparsa di Gina Lollobrigida. Poi è stata aperta la gipsoteca, cioè la stanza dove appunto Gina Lollobrigida realizzava queste sue sculture in gesso. La cosa che ci ha colpito è appunto che molte porte fossero chiuse a chiave. Come mai, e come mai le chiavi non si trovano? Poi sono state trovate tantissime foto, anche dei rullini fotografici, che testimoniano appunto la grandissima passione di Gina Lollobrigida per le fotografie. Sarà necessario rientrare, perché? Perché ieri tra l'altro è stato riscontrato dal notaio che c'è uno dei cinque cani di Gina Lollobrigida che ha un problema di salute, quindi martedì prossimo si entrerà all'interno ancora con il veterinario. E poi il lavoro più importante, anche più complicato, è quello di capire appunto a chi appartengano le azioni di queste società di cui Gina Lollobrigida appunto risulta la beneficiaria, la società Panama, che è ancora attiva, e la società a Monaco. Perché? Perché abbiamo scoperto appunto che anche questa villa, tutto è partito da questa villa, anche insomma la possibilità di rintracciare questa società a Panama è partita appunto partendo da questa villa sull'Appia Antica, che risulta intestata non a Gina Lollobrigida ma ad una società, la società Vissi d'Arte, che fa capo ad una holding che appunto ha sede nel Principato di Monaco. La beneficiaria anche in quel caso è Gina Lollobrigida, e infatti lei ha aperto un conto monegasco, ma in realtà ci sono 200 azioni che non si sa a chi appartengano. La maggior parte di queste azioni probabilmente appartengono a Gina Lollobrigida, il resto va ancora scoperto. E appunto, se si riuscirà a risalire a chi appartengono queste azioni, questi soldi potranno rientrare nell'eredità e nel patrimonio. Grazie mille Giovanna. Un lavoro lungo e complicato che noi continueremo a seguire. Ecco, anche perché qua, Donaldo, ne escono anche questa storia un giorno dopo l'altro, questa lista. Lei, chiaramente un personaggio così famoso, penso ai tanti anziani che purtroppo vengono usati e gettati, vengono utilizzati per solo fini... I soldi. Sì, per l'eredità, e quante volte anche... In trasmissione ne hai parlato, fa veramente grande tristezza, oltre che squallore. Sì,
se posso aggiungere un pezzettino. Intanto nell'ultima intervista che lei ha fatto mi sembrava molto molto lucida, no? Però è chiaro che per lei però si era proprio isolata, cioè si era proprio contornata, no? Anche questa villa è quasi il simbolo, no, della sua fortezza, stava lì, per cui anche qui è molto labile il confine tra mi sento in qualche modo non vista, non tutelata dalla mia famiglia, per cui mi appoggio ad altre persone. Queste storie, da Greta alla Lollobrigida, che era proprio un simbolo nazionale, parlano di grande solitudine. Grazie.